Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Questo sfondo è temporaneo perché sono a casa di mia nonna e questo è l'unico momento in cui posso registrare dei video. Infatti, questo sfondo lo vedrete solamente in questo video e nel prossimo. Comunque, oggi vorrei fare una recensione di un libro abbastanza estivo. Perché appunto richiama un po' l'estate e comunque l'estate finisce il 21 settembre, quindi siamo ancora in tempo per farlo. E comunque qua pare che sia già autunno, comunque ok, vabbè. Il libro in questione è Il richiamo della savana di questo autore senegalese che si dovrebbe pronunciare Ibrahima Diawara, spero. Questo autore appunto è senegalese e prima si è diplomato a Dakar in pedagogia e poi si è laureato in lettere classiche sempre all'Università di Dakar. Poi ha insegnato alla Scuola Superiore Normale di Dakar e poi è venuto in Italia, dove prima di tutto ha conseguito la laurea in lettere moderne all'Università di Bologna e poi ha conseguito il diploma in perfezionamento dell'italiano. E da allora fino ad oggi è responsabile della cattedra di lettere e grammatica italiana a Dakar, nel suo paese. In questo libro, questo autore mostra cos'è l'immigrazione, perché lui ovviamente ha vissuto 6 anni in Italia da immigrato, tra virgolette, e quindi probabilmente lui è uno dei più adatti a raccontare questa storia di questi temi, diciamo. Infatti il protagonista di questa storia è uno di quei ragazzi africani che vengono in Italia con i barconi, così, a cercare un po' di fortuna. Però in realtà la trova veramente questa fortuna, questa felicità che lui cercava, che non aveva nel suo paese, perché ovviamente nel suo paese erano poveri, non avevano niente di, o meglio, avevano meno rispetto a quello che abbiamo noi. Ovviamente noi siamo molto più avanzati rispetto a loro. E quindi Modou, il protagonista di questa storia, deve affrontare un sacco di temi importanti come appunto l'immigrazione o anche il razzismo verso di lui perché è di colore, perché è diverso, quando in realtà noi umani siamo tutti uguali. E deve affrontare queste cose, deve affrontare lo sfruttamento nel lavoro, deve affrontare la casa che ha un sacco di coinquilini ed è piccolina e sono in tanti appunto. Insomma, deve affrontare quello che diciamo gli immigrati devono affrontare comunque nella realtà in Italia. È dura per Modou, però poi trova l'amore, quindi lui spera che questa ragazza italiana possa aiutarlo nella speranza in tutto quello che fino in quel momento non aveva avuto, anche se in realtà lui si ritiene piuttosto fortunato rispetto a tutti gli altri africani, diciamo che però non è che si trova proprio bene, ecco. Quindi spera che questa ragazza possa risollevarlo perché lui è innamorato di questa ragazza, però dall'altro lato sente di tradire la propria famiglia, le proprie tradizioni, perché ovviamente la sua tribù, non so come chiamarla, la sua famiglia ha già deciso per lui e lui ha accettato le condizioni della famiglia, le tradizioni, in realtà le condizioni delle tradizioni del suo paese e quindi dovrà tornare nel suo paese, dalla sua famiglia. Lui è molto contento di tornare lì, però dall'altro lato è anche un po' dispiaciuto di lasciare questa ragazza con cui aveva passato dei momenti molto belli. E quest'altra cosa, diciamo, che a me è dispiaciuto molto perché Modou finalmente aveva trovato un berlume di speranza, poteva finalmente essere se stesso, poteva esprimere se stesso in tutte le sue qualità, diciamo, perché ovviamente nella sua famiglia, nel suo paese, diciamo che doveva seguire
quello che gli veniva imposto, ovviamente, perché quelle erano tradizioni, quelle bisognava rispettare, insomma. Mentre in Italia era un po' più libero di fare quello che sentiva effettivamente. E l'atteggiamento di questa ragazza nei confronti di Modou mi è piaciuto tanto. Diciamo che dovremmo comportarci un po' tutti così come lei e non buttare merda sugli altri, soprattutto verso di chi è diverso, tra virgolette, diciamo diverso esteticamente, ecco. Chi è diverso da noi, magari dal colore della pelle o dalla religione, io veramente non penso che dovremmo fare razzismo verso le persone che sono fisicamente diverse da noi, o che hanno un'altra religione o addirittura un altro orientamento sessuale. Io questo non lo capisco, cioè non rientra nei miei canoni, diciamo, ecco. Dovremmo fare razzismo verso tutte quelle persone che si comportano male. Però vabbè, questo poi è tutto un altro discorso, meglio che sorvoliamo. Comunque io vi consiglio tantissimo questo libro se volete leggere qualcosa di leggero, diciamo, di un po' più facile, anche se in realtà i temi sono importantissimi, quindi penso che debbano essere corti. Tutti quanti, io rileggerò questo libro, magari non subito, però magari in un futuro prossimo, magari l'anno prossimo, l'estate prossima, così da poter raccogliere tutto quello che non ho colto in questa prima lettura. Comunque, io vi consiglio di leggerlo a tutti quanti perché ci può sensibilizzare verso questo aspetto, verso il razzismo, lo sfruttamento, eccetera. Così magari ci rendiamo conto di quello che provano anche gli immigrati, perché ovviamente l'autore è stato anche lui un immigrato, perché è stato 6 anni in Italia ed è venuto senza niente, senza sapere niente, neanche l'italiano, magari poco niente. Quindi io veramente consiglio di farlo per capire veramente appunto cosa provano queste persone che vengono qua in Italia e soprattutto di conoscere prima la loro storia, prima di giudicare le altre persone. E niente, questo video finisce qui. Io spero davvero di poter sapere le vostre opinioni e soprattutto non vi preoccupate se parla di queste cose importanti, perché alla fine anche lo stile di scrittura è abbastanza semplice, non è che ci sono cose particolari. Ah, è una cosa che mi sto dimenticando: in questo libro ci sono anche delle parole in Wolof, che è una lingua senegalese, penso. Ecco, ci sono alcune cose, ecco, delle parole così, e quindi questo libro coinvolge anche in questo senso, ecco, è un po' completo. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi argomenti, soprattutto se avete letto questo libro, fatemelo sapere. E se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!